Ciao a tutti, queste settimane sono state settimane difficili per tutti noi, abbiamo dovuto fare delle scelte e eh, le scelte arrivano perché eh, la legislatura sta finendo e anche il nostro compito con questo governo sta terminando, lo avevamo detto nel novembre del 2013. Era stata la nascita prima di NCD e poi di Alternativa Popolare. C'era in tutti questi anni bisogno di collaborare forze diverse, identità diverse, sensibilità diverse, insieme per tirare fuori l'Italia dal, dalle secche, condurre la nave Italia in porto alla fine della legislatura. Ci siamo riusciti e l'abbiamo fatto collaborando col Partito Democratico. Adesso si torna dagli elettori e quindi bisognava decidere eh, se... Tornare con la nostra forza, con la nostra identità, che è sempre stata un'identità moderata, popolare, liberale. Ci eravamo chiamati nuovo centrodestra quando eravamo nati e poi alternativa popolare. Abbiamo sempre fatto riferimento al Partito Popolare Europeo. Il nostro progetto è sempre stato quello di costruire una forza seria, moderata, che si rifacesse al Partito Popolare Europeo e che potesse fare anche un Partito Popolare Europeo qui in Italia. Oppure. Trasformare quella alleanza di governo per la ricostruzione del paese, prima erano larghe intese e poi intese istituzionali che hanno visto noi collaborare col Partito Democratico, in una proposta politica, la coalizione di centro-sinistra. Su queste due scelte, su queste due coerenze, ritornare alla nostra identità, ritornare alla ragione per cui. Eh, abbiamo fatto nascere un partito politico che aveva proprio il compito di riproporre una nuova forza moderata, di ricostruire il centrodestra, ci chiamavamo un nuovo centrodestra, oppure di rendere politica l'alleanza col Partito Democratico, ci siamo separati, ci siamo divisi e lo abbiamo fatto con serietà e con responsabilità, dando la testimonianza anche, secondo me, che la politica eh, può essere eh, fatta con dignità e che i rapporti, le amicizie, le storie non sono vane. Non ci si tira gli stracci in faccia. E questo è stato il momento delle scelte, per cui da oggi eh, ognuno di noi eh, inizia una nuova avventura, una nuova strada che è quella che ci porterà alle, elezioni, alle prossime elezioni politiche di marzo. Eh, gli amici che hanno deciso di seguire Beatrice Lorenzin, eh, appunto, lavoreranno per la costruzione di una forza di centro per eh, la coalizione di centrosinistra. Io che ho sempre creduto con tanti amici che fosse necessario in questo momento storico dell'Italia proporre una forza moderata, liberale, popolare, che mettesse l'Italia al centro, che si rimboccasse le maniche, che eh, mettesse la famiglia, le imprese, il lavoro, la sussidiarietà al centro dell'appropriazione politica eh, e che le strade che avevamo davanti erano solo due, o la forza della nostra autonomia oppure costruire all'interno della coalizione del centrodestra dare più forza, più voce all'interno della coalizione di centrodestra mettendo insieme anche tanti altri amici eh, questa forza eh, di centro, questa forza moderata, questa forza liberale popolare. Eh, adesso abbiamo questo compito, ce l'abbiamo non da soli con tanti amici che eh, staranno insieme con noi, ma insieme anche a nuovi amici, penso a Raffaele P. Fitto, Enrico Costa, Saverio Romano, i tanti con cui stiamo lavorando, spero che se ne aggiungano altri, anche tanti altri, in particolare penso a Stefano Parisi, stiamo discutendo anche con Lorenzo Cesa. Ma la cosa più importante, ed è questo il motivo del messaggio, è che da oggi ancora di più dobbiamo lavorare, ancora di più. Serve la costruzione non di una quarta gamba o di una zeppetta da mettere sotto il tavolo che traballa all'interno della coalizione di centrodestra, serve nella coalizione di centrodestra un quarto movimento, una proposta politica forte, autonoma, che collaborando con Forza Italia e con le altre forze della coalizione dica che si può governare l'Italia, si può voler bene all'Italia solo con... Il centro, cioè solo con una forza politica che concretamente dimostri che la politica può essere al servizio della gente. Questo è il nostro compito, lo faremo in questi mesi. Ci presenteremo autonomamente alle elezioni, sicuri di poter tornare a governare l'Italia dal 2018 al 2023, 2023, con una coalizione di centrodestra che fa diventare le differenze una ricchezza, ma riporta l'asse il baricentro di quella proposta politica non sulle sue estreme, Lega o Fratelli d'Italia, ma nel suo centro, nel suo cuore pulsante, da una parte Forza Italia e dall'altra la nostra forza che andremo a costruire. Buon lavoro!